Ciao ragazze e ragazze, stasera mi sono arrivati i prodotti che aspettavo da un po'. Praticamente, allora, ho ordinato sul sito della MAC e tutto in saldo, super 50%, e da Kiko. Allora, partiamo, e poi da Amazon, un prodotto. Allora, anzi no, due prodotti. Allora, uno è questo di Amazon. Praticamente è un prodotto stratosferico, come dico sempre io, ed è un blush liquido. Io questa colorazione che è lo 04 Tease. Non so se riuscite. Questo su Amazon, vi mostro, non ho portato il pennellino, però vedete, è un colorito stupendo. Di solito lo metto con un pennello, mi è arrivato ieri questo e l'ho già usato. E poi sopra applico con, mi applico il solito di Barò. Mi piace moltissimo. Questo colorito è fenomenale. Poi si sfuma bene e ha una profumazione molto gradevole. Non è caro poi, non ricordo i prezzi come al solito, però se andate a vedere. Scusate, continuavo a mettervelo all'incontrario. Questo qua e il colore è lo 04. Questo su Amazon, sul sito di Primark, che avevo fatto un bel po' di tempo fa, ho ordinato sia io che mia figlia, quella che si tocca, questi pennelli, ma guardate quanto sono carini. È un set di pennelli con questo qua. Non li ho ancora provati, li ho scartati poco fa perché li avevo lì, è una settimana che li ho. Sono molto molto carini. Poi da MAC, ora passiamo a MAC, c'era in saldo al 50% anche questo pennello che è il numero. Devo mettere gli occhiali, poi a quest'ora. Sapete che non riesco a leggere? 154, non mettete fuori. No, 164S. Ed è apposta per il blush, però io. No, per il blush terre, insomma. Però non mi andava di utilizzarlo per il blush liquido. Uso un altro tipo di pennello che. Quella di, me lo mostro la prossima volta, comunque l'avete già visto. Ad ogni modo, poi ho acquistato questo rossetto tinta labbra tutto al 50. Avevo visto un tutorial con questo tipo di tinta labbra, perché li ho tolti, ed è il 131 quarzette. Ve lo mostro. Mi conviene perché, ed è questo colore, secondo me è molto carino. Me lo sfocio anche qua ed è quello che indosso ad ogni modo. Questo, vedete quanto è bello. Molto bello. Poi mi hanno di MAC basta, però
questo il pennello e poi mi hanno regalato, ma che basta, mi hanno regalato questo qui omaggiato, quindi è un lucido che va stemperato perché è giallo. Secondo me sono quei prodotti che ovviamente non riescono più di tanto a vendere, però a me fa solo piacere. Adesso vi mostro come su, anche su come top coat, però anche solo così, però con una bella matita va molto sfumato. Io lo metterei come top coat finale. E comunque sono stati carini, non me l'aspettavo, insomma. Passiamo a Kiko. Kiko, ho visto sul sito, c'erano i forti sconti, ho detto non la prendo, la prendo, non la prendo, la prendo, alla fine l'ho presa. Questa è la di Mode Boost. Sentite, io non sono brava a pronunciare questi nomi. Dovete portare pazienza, ed è questa dove ne ho visti tantissimi. C'è la sua cartina come tutorial, c'è il suo specchio e ci sono, guardate che blush, ho visto che era bellissimo. Mi svuocio qua così a terra, aspettate che volevo svuociarle in modo. Blush terra, questo è un illuminante, penso, o un blush chiaro, non ho letto nulla ancora. Questo è l'illuminante che io provvedo subito di applicare là sul naso, ed è questo, è bello. Io ne ho sentito parlare molto bene di questa palette, allora visto che lo sconto era elevato, ne ho approfittato. Poi cosa ho preso? Ho preso un bel pennello mega che vorrei tenere in borsetta. Sono quelli così. Mi piaceva l'idea che fosse così in obliquo. Non voglio sporcare, è bello morbido, non si gira più, si gira, si gira finché no. E io insomma niente, lo volevo uno da borsetta, allora ho approfittato di questo. Poi ho preso ho avuto un attimo di panico perché avevo altri due prodotti e dicevo non li vedo, non li vedo, invece li ho visti. Scusate, mi ha portato stasera mia figlia che è venuta a casa. Ho ordinato anche questa matita, la aspettate 418, ed è questo qua. Per me è il top. E siccome non ne ho molte di questo colore, molto carina. Poi si sa, io le adoro quelle, sono belle e resistenti. E poi ho preso finalmente il lip gloss che desideravo. È il numero 28 ed è il numero 27. Partiamo dal 27, mi piaceva tantissimo, è questo colore tipo le mie unghie, glicine, leggermente, è troppo troppo bello, guardate quanto è luminoso, questo è il 27, si vede? Si vede.
Guardate che bello. Poi il 28 finalmente l'ho acquistato ed è magnete 28, questo qua. Suggerito dalla nostra amica Gotham Lisa. Se volete seguirla anche voi, guardate. È molto bello. Finalmente l'ho trovato perché era introvabile. Io Lisa ti copio sempre. Cerco le cose che mi piacciono, le acquisto anch'io appena posso. Niente, poi però io ho fatto, avevo preso altri due rossetti di MAC, vi chiedo scusa. Allora, vi dico subito, li ho tenuti per ultimo per non fare confusione. Uno è il 302, ma temo non si veda. E questi sono tutti colori nude, ma mi piacciono. E quando ci sono i saldi, io ne approfitto. Guardate che meraviglia. Lo applico qui. Come potevo non prenderlo? Ho visto i miei swatch su il sito. E il 310. Tolgo perché sennò si vedono i cerchiolini. Che è questo qua. Guardate, guardate. Senza poi dire. Che profumazione che hanno questi rossetti matte. Ne ho voluti matte perché durano un po' di più e poi lucidi ne ho. Ve lo metto, è questo, eh? Ve lo metto qua, ma è molto chiaro, insomma, è bello. Mi piace avere anche questi. Ecco, questo è veramente tutto quello che mi è arrivato stasera, sono rimasta soddisfatissima e felicissima di averli ricevuti, soprattutto per i prezzi che avevano in saldo. E di questa palette ne parliamo. Molto carina. Sono contenta di aver aspettato, ma di averla acquistata. Un bacione e una buona serata. Ciao a tutti.